Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù esclamò: chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto nel nome, nel mondo come luce, perché chiunque creda in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, a chi lo condanna? La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato Lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. E io so che il Suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha detto a me. Parola del Signore. Tutti i discorsi di Gesù sono sempre stati potenti. Ciò è confermato da tutti i Vangeli. Eppure ci sono dei discorsi più accentuati. Ci è appena stato annunciato uno di questi discorsi. L'Evangelista Giovanni, all'inizio di questo discorso, mette il verbo esclamare. Gesù esclamò. Questo verbo fa capire che segue un discorso potente. Il pubblico in quel momento certamente ascoltò con attenzione quel discorso, eppure noi lo accogliamo a cuore aperto. Gesù rivela chiaramente che è l'inviato del Padre. In quel tempo l'inviato era la personificazione di quello che lo aveva inviato, così pure Gesù. In Lui possiamo vedere il Padre stesso, in Lui possiamo ascoltare le parole del Padre. Lui e il Padre sono una cosa sola e dicono la stessa cosa. Pertanto ognuno che vuole entrare nel mistero di Dio dovrebbe ascoltare la parola di Gesù e osservare le sue opere nello Spirito. In questo discorso Gesù ci rivela la volontà del Padre, cioè la salvezza degli uomini. Lui stesso rivela che in primo piano non è venuto per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Quindi mette al primo posto la salvezza. Se le parole di Gesù sono rivelatrici e se abbiamo la vita per mezzo di quella parola, allora dobbiamo regolarci secondo quella parola. Dice che è venuto per salvare il mondo. Il nostro Dio
a il Dio Salvatore. Così lo dovremo annunciare ad altri. Non minacciare gli altri con Dio e con il suo giudizio, ma da altri parlare dell'amore di Dio, della salvezza che Egli ci offre, della vita eterna, del significato della vita. Allora diventeremo veri seguaci di Gesù, quelli che amano gli altri, quelli che amano i peccatori e parlano loro della bellezza del regno di Dio. E chiunque minaccia un altro deve tornare alla scuola dell'amore di Gesù. È interessante, fratelli e sorelle, come con tutto il suo zelo Gesù non costringe mai nessuno a seguirlo. Offre semplicemente la sua parola, rivelazione, e lascia l'uomo decidere se seguirlo o no. Questo è ciò che ci dice oggi, fratelli e sorelle, che dobbiamo essere sempre zelanti nella nostra testimonianza, nella nostra vita, e così illuminare sempre il cammino della fede degli altri. Non essere zelanti nel punire gli altri, nel reprimere le loro cattive azioni o cattive abitudini, o nel giudicare gli altri, ma essere zelanti nel nostro vivere in modo cristiano. È la parola quella che giudica. Gesù offre la salvezza, non il giudizio. Il giudizio è la scelta di chi non è d'accordo con la parola di Gesù. Ecco perché questo annuncio della parola di Dio è così importante per noi, per essere radicata nel nostro cuore e agire secondo questa parola in tutte le situazioni della nostra vita. Gesù, in un altro posto, per sé dice che Lui stesso è luce. Questa immagine di luce è presente già dalla sua nascita. Anche allora si parla della luce che è venuta nel mondo, la luce che ha illuminato il mondo. Non pensare che questa luce abbia un valore transitorio, poiché è stato solo in quel momento della vita di Gesù che ha illuminato il mondo. La sua luce brilla ancora, non può essere spenta. È la luce che invita tutti all'esame di coscienza, luce che brilla su tutti, la luce che brilla nella sua parola, nei Vangeli. Ecco perché possiamo dire insieme al salmista: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Gesù è la luce e non c'è nessuna oscurità in Lui. Chi cammina nella luce è rivelato a tutti e chiunque può vederlo. Non si vergogna delle sue azioni, perché sono giusti. Gesù è la luce e tutto ciò che viene da Lui illumina il nostro cammino. Così anche la sua parola brilla e ci mostra la giusta strada. La sua parola brilla nel nostro cuore e scaccia l'oscurità del peccato. Ecco perché dovremo aderire alla sua parola. Non importa quanto sia difficile a volte seguirla, dobbiamo sempre lottare. Dobbiamo impostare la nostra vita secondo la parola di Dio. E per poterlo fare, fratelli e sorelle, dobbiamo leggere la parola di Dio ogni giorno. C'è un detto ben noto che una persona diventa ciò che legge, ciò di cui si nutre. Diventiamo veri discepoli di Gesù, leggendo la sua parola, permettendole di nutrirci, di rivelarci il significato della vita, di guidarci nell'eternità. Amen.
Preghiamo il Signore Dio che si è manifestato a noi in Gesù Cristo come la luce del mondo. Illumina la tua Chiesa, Signore, per essere luce per le nazioni e per tutti gli uomini, ti preghiamo. Guida i tuoi sacerdoti per servire fedelmente il tuo popolo, ti preghiamo. Espandi il tuo regno di misericordia e luce per mezzo dei credenti eletti che sono disposti ad essere nel tuo servizio, ti preghiamo. Rendi felici tutti i credenti perché per mezzo del battesimo sono diventati i tuoi figli, ti preghiamo. Libera le anime del purgatorio e del tormento e lascia che vedano il tuo viso il più presto possibile, ti preghiamo. Ascolta le nostre preghiere, Signore, e rallegra tutti gli uomini con la promessa di gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.